guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Quanta violenza questo cielo, un altro figlio nasce e non lo vuoi. Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma che uomo sei se non hai il cielo, il cielo. Cielo, Renato Zero, Fabrizio si abbiocca, si addormenta con Girò, ma il cielo, Renato Zero sulle note di questa canzone. Era proprio la buonanotte questa. È proprio il caso di dirlo, esatto, la buonanotte, ci avviamo verso la chiusura della trasmissione. Ovviamente noi vogliamo ringraziare, a cominciare da Davide Moroni che è stato qua stasera, e poi tutti i nostri inviati, anche Giulia Moriconi, ovviamente in collegamento telefonico sulla Riviera Adriatica. Ringraziamo anche Massimiliano Cannalire, il nostro amico che è intervenuto, l'amico di Radio Roma Futura, ma anche noto giornalista di calciolaziale.com e poi anche comunque opinionista di Club de Football. E poi abbiamo ringraziato anche il nostro Marco, dobbiamo ringraziare dal Canada, caro Fabrizio. Ha fatto questa, ha reso questa trasmissione internazionale veramente, ragazzi. Esatto, perché grazie al nostro, vuol dire che Marco, ci ascoltano anche dal Canada. Poi un ringraziamento anche ad Alessandra che è intervenuta dall'apertura, no, dal disco del Bosco delle Fragole insieme agli altri suoi amici, e quindi un ringraziamento anche a loro. Un ringraziamento a tutti quelli che sono stati all'ascolto ovviamente in questa puntata, ma anche saranno nelle prossime. A chi ha partecipato. A Fabrizio Caputo che è intervenuto con Piago inviato. Poi come ospite. Ecco, oggi è stato un sabato impegnativo. Molto impegnativo. Molto impegnativo. Tra l'altro, ecco, per la gioia di,
di maniaca che è sempre sveglia fino a notte fonda, e per la gioia del nostro zio Frank. Lui è il mio preferito. Io voglio bene al zio Frank, tra l'altro gli porto sempre i pasticcini. È il periodo dei gatti. Dei gatti anche. È il periodo dell'amore anche. Chissà che sta a fa qua vicino, visto che... vabbè, una certa ora. Ogni tanto si risveglia, vero? Senti qua. Chi suona? Il gatto. Sono gli aerei. Insomma, noi ricordo che comunque andremo in onda, come al solito, come di consueto, tra 15 giorni, ovvero 28 giugno, mi raccomando, qua sempre su Radio Roma Futura. Con me invece ci sentiremo, credo, telefonicamente nelle prossime puntate di Club de Football. Nel frattempo Condominio Roma Futura anche va avanti per tutta questa fine di giugno e questo luglio. Speriamo che sarà bel tempo, no Fabrizio? Ma sì, dai, sicuramente dobbiamo andare al mare. Pure noi a prendere un po' di sole. Diciamo che è stata più che altro la serata delle foto, perché ci sono state tante foto pubblicate sulla pagina ufficiale Condominio Roma Futura, e poi ci sono state delle foto pubblicate anche con i selfie con il nostro Fabrizio Caputi inviato. Sì. Questa voce è un po' così, tipo mi porto anche detti tu. E poi anche ovviamente verranno pubblicate da Radio Roma Futura su Facebook e Twitter e dai nostri... Anch'io volevo fare dei saluti. Vai, come no. Vai, allora salutiamo innanzitutto chi è stato con noi, con me fuori in esterna, come se fosse uomini e donne in esterna. Volevo salutare Erika, Robertino, il mio bodyguard. Grande Robertino, applauso a Robertino, sempre a lui. Con te però sempre insomma Renan, il nostro amico tedesco, Emanuele Carlucci, la ragazza Sara, Emanuele Carlucci, e Veronica. E volevo salutare anche particolarmente Bianca che ci lascia, che va in villaggio a fare l'animatrice. Grande estate per lei. Sì, e un bacio particolare a Giulia, diciamo, Rossi. Verso Giulia Rossi. E poi saluto pure Federico che è stato con noi, perché Federico nostro applauso a Federico, che è il nostro conduttore principale, insomma. Quindi, dai, mi raccomando, è quello che è bravo a fare la radio. Esatto, è partita pure la l'ovazione. Capito, se fa partire da solo, ragazzi. Sì. Ma questo parte tutto attraverso gli studi. Sì, sicuramente. Il nostro pubblico. Lo studio, diciamo, di Radio Roma Futura è infinito. Non c'è tanta mai. Gente, sì. Allora, siamo invece ai saluti finali. Io volevo salutare appunto tutti i nostri ascoltatori. E volevo salutare anche chi ci ha dato sempre l'opportunità qui, ragazzi, di Radio Roma Futura, di andare in onda. Lorenzo Loddo che cura tutta la parte tecnica, e poi anche gli altri ragazzi, anche Maxi Morgante, che appunto ritroveremo a Club de Football. Saluto Fabrizio Caputo, grande conduttore. Ciao. Inviato. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie. Ritroveremo sempre qui anche lui tra 15 giorni probabilmente. Okay. Ha sempre più attivo che mai. Sempre attivo. Fabrizio è sempre attivo. E poi mi raccomando, entriamo nell'estate, quindi fate i bravi, andate a divertirvi. L'estate è giovane, l'estate bisogna viverla. Certo. Marzullo questa frase. Ok. Vabbè, ci sta, per l'orario ci sta. Dai, buonanotte. Anche da me, Federico il Pampa Sozio, è tutto. Quindi buona domenica, buon inizio di settimana, buona estate a tutti. Noi ci risentiamo ovviamente qua su Radio Roma Futura, la tua radio di intrattenimento. E adesso ovviamente cerchiamo la nostra sigla. Cerca la nostra. La nostra sigla finale. Ecco. Consigli per gli acquisti. Eccola qua, è partita Scatman, è davvero tutto. Buonanotte ragazzi, fate bravi. Buonanotte.
man can do it, brother, so can you. I'm a scat man. Scat man.